Signori, io so, avendo ancora tantissimi colleghi all'interno di quella fabbrica, che gli impianti sono ancora del tutto fatiscenti. Oggi dovevamo stare qui a festeggiare la chiusura dell'Apo 4, perché Conte, con un decreto, scusate, il ministro Costa, voglio ricordarvi, il ministro dell'ambiente Sergio Costa ha firmato lo scorso 22 settembre 2020 in merito alla prescrizione numero 10 del piano ambientale che riguarda la chiusura dei nastri trasportatori, i famosi nastri trasportatori che già dovevano essere chiusi tempo addietro, che ancora sono aperti, così come è ancora aperto il parco minerale, che ancora lì sarebbe nato questo contenzioso tra AstraZeneca e la Simolai. Intanto noi siamo qui a continuare a respirare aria malsana, polveri, perché c'è il contenzioso. Le ordinanze vengono fatte un anno fa e ancora dopo un anno siamo qui ad aspettare la risposta del Stato. Comunque, concludo quello che ha detto il ministro dell'ambiente Sergio Costa. Quando si guarda la questione dei nastri trasportatori, ricordiamo a tutti oggi che questi lavori non sono stati completati e dove AstraZeneca, tanto per cambiare, ci aveva chiesto un ulteriore slittamento al 31/7/2020. L'inchiesta respinta dal Ministero, che dall'altro chiedeva al gestore di trasmettere ad unità di controllo con frequenza settimanale e per il tramite dei commissari straordinari l'aggiornamento dello stato dei cantieri e dello stato di avanzamento del loro programma di interventi previsti entro il 31/7/2020. È stato fatto tutto questo, signori? Dov'è la politica? Dov'è la politica? Che non dà risposte. Il gestore doveva elaborare una relazione che doveva contenere lo stato di avanzamento degli interventi di chiusura delle torri dei nastri trasportatori. Una volta che quei nastri trasportatori non sono stati chiusi, e stamattina l'hanno fatto per legge, a quest'ora deve essere già fermato per questa prescrizione non attuata, fermata dalla proposta. Ma perché non è stata fermata? Perché non è ripartito l'Apo 2? È tutto qui, non siamo sempre là. L'Apo 2 doveva andare in marcia, pare che ci sia ancora un problema, pensate un po', proprio sul punto dove è morto quel ragazzo che viene qui di Alessandro Policello, che ha lasciato due figli di Martina Franca, è morto, come vi ricordate, da un gesto di giustizia incandescente che lo ha sognato per per quasi il 90% su tutto il corpo. Bene, quella è la macchina forale, ci sono ancora dei problemi tecnici, quindi non è ripartito l'Apo 2. Oggi non si è fermato l'Apo 4 perché non si possono fermare due forze, significherebbe chiudere lo stabilimento. Perché qualcuno dice che bisogna chiudere tutta l'Ilva, a me basterebbe chiudere l'area a caso, perché in automatico chiuderebbe tutta l'Ilva. Signori, quelle è un impianto a ciclo integrale, chiude l'aria a caldo, chiude l'Ilva. Allora dobbiamo innanzitutto chiedere ai nostri legislatori di essere più rigorosi nel rispettare i tempi. Oggi il 31, soprattutto l'Apo 4, deve chiudere. Non è che adesso domani cominciamo a dire che andrà in preriscaldo, aspettiamo qualche giorno, ci facciamo passare settimane, 10-2 settimane, e nel frattempo è pronto l'Apo 2 e riparti l'Apo 2. Quando lo dobbiamo aspettare? Qui non abbiamo più tempo. Questo è bisogno far capire, che non c'è più tempo. Un'ordinanza del sindaco che è stata fatta, se non era il 27/2020, ad oggi non c'è la risposta, ancora che sta, dopo un anno. E l'ordinanza prevedeva che entro 30 giorni Mista doveva capire quali erano le emissioni nocive che c'erano per questa città. E invece è passato un anno, e noi in questo anno siamo ancora riusciti a sporgi, diossina e quant'altro. Quanto riguarda il fuoco, che dicono gli ingegneri di noi, per quanto riguarda il fuoco, che come dicevo, non sappiamo, e nemmeno dove verrà collocato ancora questo fuoco. Ma adesso mi prendi che questo foro è alimentato anche con un credito a Taranto, è previsto un impianto, è anche previsto un impianto di 6 giorni, che produrrà
capire chi sei. Quindi a questo insegnamento ne mettiamo un ulteriore, altro che il padrino e le decarbonizzazioni. Ma di che può? Qual è la decarbonizzazione? E quella fabbrica manca di fondo, manca di flessibilità. I motori, se va scoperto un motore, viene scontato un altro motore, viene montato da là, manca le batterie della macchina, che le macchine le hanno molto. Immaginiamo che questi devono fare dei padrini. Ma adesso signore, questo non è qui, per tutte le pensi che poi di mercato. E poi, il resto quell'azienda, io spero che si deve insegnare da più, ma qua, fino ad allora, avranno devastato ancora di più questo vento. Io concludo perché voglio dire altro tempo ad altre persone, però l'appello che faccio ai legislatori di far rispettare i tempi delle istituzioni degli impianti e alla politica di farsi sensibile, perché Conte si porta che quando si è impegnato a presidente del Consiglio dice che lui doveva essere avvocato degli italiani. Io se ne guarda bene di avere un avvocato del genere. Non mi rispetto di 8.000 firme, tante associazioni hanno raccolto, non dare una risposta a queste firme. Nonostante sia stata promessa una risposta, Nonostante sia stata promessa le risposte cui avete avuto lì, non ricordo dove, a Gianni Versace. Signori, fate voi, qua ci vediamo. Andiamo veramente a prendere questi politici allo sbaglio, ci facciamo rispettare, è finito. Vi ringrazio.